italiano. Brave, bravissime, veramente. Brave, complimenti. Questo brano mi ha fatto pensare proprio a Mdrn Television. Dice, ma perché dice così, fa dormire? No. Mi sono immaginato questo periodo del risveglio, dopo tutto quindi il periodo che abbiamo vissuto per qualche tempo, e mentre uno stava dentro casa, c'era invece chi stava iniziando a costruire un sogno, questa emittente. Bello, veramente. Grazie di questa emozione che... Bravissima, il corso intermedio diciamo che ha dato il meglio. Abbiamo colpito allora. Allora Sara, lì c'è lo specchio, c'è la sbarra e vedi Sara bambina. Vedo Sara bambina con un corpo non da ballerina, quindi le difficoltà del caso. Per oggi però, che ti diresti? Che gli diresti? Hai fatto un bel percorso, mi direi. Brava perché... sei stata determinata. È
stato importante, è importante chi crede in noi. Assolutamente. Oltre al fatto che credere noi in noi stessi. Assolutamente. Ci vuole chi ti sprona, chi veramente appunto crede in quello che fai. E partire anche con la scuola è stato una... Sì, sono partita poi l'anno prima del Covid, quindi nel 2018, un anno di scuola con... Poi fermi. E poi fermi. Anche per voi lezioni in video? Sì, lezioni online abbiamo provato. Era per tenere i contatti, per stare insieme, per sentirci sempre. E andiamo avanti un po' con il prossimo brano. Ahimè, e viaggiamo un po' sulla seconda parte di quella che sta presentando come una bella puntata in cui abbiamo girato il palco. Di solito siamo abituati a chi sta sopra il palco che suona, e invece sotto c'è l'altro modo di interpretare la musica. Qui passiamo a un altro genere ancora, abbiamo visto il latinoamericano, poi abbiamo visto i balli contemporanei, adesso andiamo a ancora un genere più moderno, l'hip hop. Esatto, sì, l'hip hop. Quindi ce lo presentano? È il corso secondo aspiranti della scuola, quindi le bambine dai 9 agli 11 anni. Big Respect è il titolo del brano. Andiamo a vedercelo. Big Respect, bellissima veramente questa coreografia, e facciamo ancora una pausa musicale in cui prepariamo un'altra novità, quella di Roberta Cappelletti, che ci parla di una notte particolare, una nuova produzione Suonami Galletti Boston, e tutta da ballare, dopodiché torniamo con
Sara Castellani e con la sua scuola per il gran finale di questa puntata. Non lo so spiegare, ma è successo. È crollato su di sé anche quel castello. Certo che fa male e non puoi capire, ma la vita toglie a volte da. È arrivata in fretta anche la notte, nel silenzio apre tutte le sue porte. Ed entrarci dentro per poi sprofondare e sentirsi persi sempre più. Se bastasse una lacrima, se bastasse a riportarti qui. Ma è una notte che agita, notte insopportabile, profonda come un oceano, che mi lascia i suoi. Ho già perso il senso delle ore, sola in un interminabile dolore, che non mi dà pace, mi toglie la voce, il buio mi trascina sempre più. Questa notte sembra non finire e mi avvolge senza farmi respirare. La sombra intensa stringe i miei pensieri, mi sfinisce e non mi lascia più. Se bastasse una lacrima, se bastasse a riportarti qui, ma è una notte che agita, notte insopportabile, profonda come un oceano. In radio un tempo avremmo detto che sarà una notte profonda quella di Roberta Cappelletti, che collegata con Mick Respect mi fa pensare a tanti messaggi che vedo in televisione che non sarebbe ora che basta, perché quelle notti profonde a ripensare a quello che abbiamo che hai subito semplicemente perché sembrava che qualcuno ci amava, invece in realtà non ci amava, di un amore vero e è brutto veramente. Comunque torniamo tra di noi, perché torniamo a Ballo Italiano,
non perché, perché ci piace lanciare messaggi positivi. Le news, il smile news, c'è bisogno di... Smile news, sì. Quindi notizie positive, e oggi Sara ce ne hai portate veramente tantissime. È bello sapere che a Terni c'è una scuola come la tua, veramente. Grazie. Bene, veramente. Allora, abbiamo parlato di come raggiungerti, e per chi è timido, dai, sarebbe il caso di microfonare, sarebbe stato il caso di microfonare loro, per dire, perché loro che parlavano alle loro coetanee, per dirgli, ma vieni, perché è un'esperienza che sicuramente è bella, anche se inizialmente penserai che magari sei un po' goffo perché magari ti sembra che non vai a tempo. Invece è per tutti. Mi sta convincendo, Oggi c'era nei nostri paraggi Luciano. Walter sarà il prossimo. Ne parlavamo prima con Luciano Nevi, che fra l'altro saluto, che già sta preparando le sue prossime trasmissioni del Bar dello Sport. Stavamo a immaginarci quello che facevano loro, soltanto ci siamo immaginati che tipo al secondo passo forse rimanevamo un po' bloccati. L'elasticità, diciamo, il problema. È un po' da acquisire. Via. E stiamo andando verso il termine. Stiamo andando verso il termine e lanciamo invece un bel messaggio per dire, cioè nel senso per invitare a venire quelli magari che sono più dubbiosi, quello lì che magari già c'ha voglia, perché già magari i piedi gli partono da solo, già viene. Facciamo venire quell'altro invece. Il più timido. Sì, dai. Il più timido deve buttarsi, dico io, si deve sciogliere. Si balla per far felici se stessi, non dobbiamo, oddio, mi guardano, devo stare fermo, no, sono timido, assolutamente, bisogna divertirsi nella vita, quindi balliamo per divertirci. Certo, adesso vedremo ballare te, finalmente, sì. Insieme a Giacomo, sì. In un quernito. Un quernito. Che è una baciata. Una baciata domenicana, quindi pochissime figurazioni, e ci divertiamo. E dopodiché torniamo per i saluti, Che va all'inferno. Hai todo aquel hombre, caramba, che soporta un cuerno. Hai todo aquel hombre, caramba, che soporta un cuerno. Pero con el viejo, io non voy de acuerdo. En ese dilema, compadre, mi tiempo no pierdo. En ese dilema, compadre, mi tiempo no pierdo. Porque un cachito no es nada, un cuernito no es nada. Que de eso nadie se muere, no me va a mortificar. Porque un cachito no es nada, un cuernito no es nada. Si usted me lo pega con vigore, se lo va a pegar. Porque un cachito no es nada, un cuernito no es nada. Que eso da pa' todo, dice Marino, y eso es la verdad. Porque un cachito no es nada, un cuernito no es nada. Si usted me lo pega con vigore, se lo va a pegar. Tigre mambo. Oye, otra vaina. Decía mi abuelo, no soporto cuerno. Y a tuerco lo aguante, carajo, lo ve en el infierno. Mamma mia, siamo alla puntata quest'oggi del 13 dicembre, quindi che cosa facciamo trovare? Anzi, che cosa auguriamo a tutte le ragazze e a noi per questo prossimo Natale? Beh, un bel pacchetto pieno di danza e ballo e felicità sotto l'albero e un po' di relax. Bella questa cosa. E noi invece lanciamo una sfida, perché ne ho lanciata una e credo che la prossima settimana la vedrete, due cantanti fantastici insieme alla nostra Teri, ma poi ne parleremo la prossima settimana. Ma c'è un'altra cosa, a proposito della nostra sigla, di cui ringraziamo sempre Vincenzo con la luce, Rossano e Teri, veramente, che ci hanno fatto un regalo meraviglioso. So che la Moretti sta iniziando a lavorare su una coreografia per questo brano, quindi casomai estendiamo con piacere, l'invito anche a voi, perché alla fine della serie delle puntate vorremmo fare una festa in cui ballare tutti insieme. Mamma mia. Sarà bellissimo. Molto volentieri. Quindi, ringraziamo tantissimo per essere stati qui. Grazie a voi, a tutti. A tutte le ragazze. Grazie ragazze, anche a voi. E appuntamento la prossima settimana. Vi aspettiamo. Intanto tanti auguri ragazze, buon Natale. Auguri.
Sigla, Deli, sigla. Sigla. Come stasera tu sarai dei nostri, come se non esistesse niente che non fosse ballo italiano. Porta un po' chi c'è, perché stasera qui con noi, chiama gli amici che tu hai, perché c'è ballo italiano.